E ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo ultimo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Siamo alla finale di Battle City, lotta contro Marik per il destino del mondo. Se Marik conquista anche l'ultima carta delle divinità egizie, purtroppo sarà la fine per l'intera razza umana. Anche se in realtà si svolgerebbe in Egitto l'ultima lotta, ma noi facciamo che si svolge sulla torre Kaiba. Dunque, iniziamo quest'ultimo duello per il destino del mondo. Eccomi qua, sei pronto per il duello? Ma certo. Finalmente ci siamo, nel mondo dei guardiani delle tombe. Sono cresciuto nello Shadow Realm. Si è un po' mischiato il testo, credo, qui. Nelle tenebre eterne, da cui nessuno può fuggire. Prima avevo paura, odiavo l'oscurità, ma ora non più. Amo le tenebre, le adoro. E anche il mondo non conoscerà più la luce! E tutti gli uomini sapranno cos'è la disperazione! Quando cadrai, le carte degli dèi egiziani saranno mie. E il mondo cesserà di esistere. Che lo Shadow of Dew l'abbia inizio! Ma sai cosa? Secondo me in realtà lui è solo risentito perché gli hanno inciso sulla schiena a sangue la storia, se non sbaglio, dei guardiani di tomba. Dei guardiani delle tombe. Mi pare che fosse la storia del suo clan. Quindi è un po' risentito. E ha ragione, direi. Oh no, mi ha distrutto il mostro. Quel tipo è demone. Allora ci vuole un mostro luce come il guardiano Sheldigo. Guardiano celtico scelto, però. Questo avrebbe l'effetto nella vita vera. Dunque, Marik usa mostri. Oh. Oddio, come godo, i mostri demoni usa lui, quindi. Elfi gemelli! Mamma mia, che belli! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Machiura avrebbe l'effetto e si usa in combo, in realtà. In combo per evocare Exodia. Cioè, non. No, 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 che ha fatto? Ma perché sono i miei? Signore, Marik! Forza fa bubù. E mo che gli faccio? Mostro luce gli faccio. Gli faccio il mostro di luce. Si usa per smazzare il deck di evocare Exodia. Ah, non evoca? Mi serve un mostro demone, quindi. Eccolo qua. Ah no, sono quegli altri che sconfiggono l'oscurità. Dannazione! Demone leggendario. Uagli! Oddio, demone dalle grandi ali nere descritto nelle leggende. È in grado di potenziarsi! Quanto generico! Mi serve un mostro Sog, che non ho il Sog io. Non ho i Sog, come faccio? Excarion dell'universale! Che fa? Toglie al nemico tanti PS, tanti LP per il suo attacco, poi si indebolisce! Che effetto stupido, poi si indebolisce, poverino, già fa più. Non si tiene. 1.300 hai, pezzettino di palpebre. Toh, allora, un po' di danni te li faccio. Ok, non evoca. Prossimo attacco mi sa che faccio ciò ciò con la manina. Non ho i mostri Sog, che fa, seccatura. Ce l'avrei un mostro. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio che bello. Oh mio Dio, che bello! Buco nero funziona! Il buco nero funziona! Limite dei 1.000 occhi. Si rubano i poteri a un mostro nemico per potenziarsi di 2 livelli. Ma che cosa fai? Ma non è vero! Ma non funziona così il limite dei 1.000 occhi! Non funziona di 2 livelli! Ruba l'attacco uguale! Non è vero! Poi è una carta. Non era. Ah no, abbandono è quella che c'ha il rituale. Ma che significa? Ruba il nemico per potenziarsi di 2 livelli. Mamma mia. Oh, Dio, Dio. E tocca rifare il duello, insomma. Oddio, no, Mago Nero no, mi piace Mago Nero. Vai, questo qua, il bicefalo. Dove sta musica, oh? Cattivissimo. 2003 di attacco, demone! Ho un mostro luce? Sì, vai, attacca, mostro luce! E via. No, anfora no, anfora dopo. Oh mio Dio, Machiura! Machiura 1.600. Demo. Oscurità, mi serve un Sog.
Mi serve un mostro Sog per fargli il servizietto che si merita. Tocca a lui, dai, vediamo un po'. Che ha evocato? Un altro Machiura. Machiura non si chiura. Oh, 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 che grande bastona. Anfora dell'avidità. E peschiamo una, un buco. Oh, che belle carte che ho in mano. Perfetto. Giocata buona per questo gioco. Sì, questo gioco richiede giocate fatte abbastanza decentemente. Machiura, c'è una 3 di Machiura. Vai. Guarda, io ti finirei col teschio evocato, che è la mia carta preferita. L'ho appena pescata. Vorrei farlo ma non posso, perché dopo... Ah, quanti life point sta lui? 5, 7, 80. No, 3840. Ah, oh, che seccatura. Dai, autodistruzione. No, con il demone potevo... Con l'oscuro potevo attaccarlo con l'oscuro. Vabbè, non fa niente. Comunque sia, il prossimo turno non è finita. Cassiopea! Leader del Team Star di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ho una voglia di evocare... Oh! Ho rotto il palle! Oh! Avanti! Resuscita. No! Sto al limite dei 50 occhi! Basta! Buco nero, mi dispiace, amico mio. Volevo finirlo con teschio evocato, Marik, ma a quanto pare niente. E la fine del mondo è rimandata, amico mio. La capacità del tuo deck aumenta di 30. Sai che ci frega. 500.000 domino, vai. Con 500.000 domino posso comprarmi proprio il negozio di carte, ma non le carte, proprio il negozio intero. Perché? Come? Io vedo il buio. È tutto tenebre. Ho ottenuto il drago alato di Ra. Ora portiamo le carte sopra il Monte Fato e le buttiamo dentro. Non era così la trama? Un urlo strazia al cielo. Come i Griffin quando cascano. Il male in Marik Ishtar è scomparso. Amos, ce l'hai fatta! Bravo, Amos. Sono contenta, è tutto finito. Vai, crediti. Si alza. Joy! Huh? Yugi, Amos. Sei davvero sveglio, Wheeler? Non lo so. Cosa? Ma perché piangi così, mai? Sei un idiota! Eravamo tutti così preoccupati per te, che è colpa mia? Hai perso lo Shadow Dew e non ti svegliavi più. Oh, ora ricordo, contro Marik Ishtar. Ma allora chi ha vinto? Amos. Ha vinto il duello finale contro Marik Ishtar. Wow, mitico, Amos! Devi sentirti proprio bene per gridare così, Joy. Certo, sono in perfetta forma. Oh, Mokuba! Presto raggiungeremo Domino. Preparatevi a sbarcare. Andiamo allora. Che ve ne pare, un tipo sbruffone, vero? A proposito, volevo dirti questo. Mio fratello si è svegliato. Grazie, Amos. Prego, potevi dirmelo prima, se non ti faceva tanto schifo. Ah, ora andiamo a Domino per incoronarmi a re di duelli. Oh, Ishizu! Grazie a te, Marik Ishtar non è riuscito ad attuare il suo crudele piano. Ora mi potresti ridare le carte divine? No. Le carte divine mi hanno messo al sicuro per sempre, perché non si ripete mai più una cosa del genere. Ti ho detto di no! No, le voglio tenere! Oh, e ripigliatele! Sono grata per tutto ciò che hai fatto. Il male ha lasciato l'animo di mio fratello. Dobbiamo tutto al vostro generoso sacrificio. Io ne sono testimone. Il vostro coraggio e la vostra amicizia hanno liberato dal male lo Shadow Realm. Non ci rivedremo più. Wow. Addio e grazie. Scusa, è una promessa che non ci rivedremo più? Grazie, Amos. Prego, Odeon, o come ti chiami. Ehi, grazie davvero. Amos, Yugi, mi avete salvato. Non ci pensare. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo unito le forze. Sì, come dei veri amici. Hai ragione. Mi sono divertito a duellare con tutti. Sì, anch'io.
Persino i più balordi non hanno speranze. Non quando trovano noi. Tu non ti preoccupare, amico mio. Comunque il torneo è finito ormai. Non ci resta che tornare a scuola. Che noia. Vabbè, 2 giorni è durato in teoria. Ma possiamo sempre giocare insieme quando ci pare. Così potremo duellare come al solito. Giusto, Joy e Amos? Giustissimo, possiamo sempre giocare. Mica finisce tutto oggi. Il gioco continua. Ok, ci vediamo a scuola. Sì, a presto, Amos e Yugi. Ciao, Joy. Chissà quando mi riverrà voglia di giocare a questo gioco sciamannato, perché non è proprio un gioco che attira tanto voglia. Una volta che lo finisci... Original Monster Design Kazuki Takashi. Insomma, diciamo che quelli del manga sì, ma dopo hanno iniziato a esserci anche altri artisti. Kazuki Takashi, che tra l'altro è morto purtroppo, affogato, cose che succedono purtroppo. È stato quasi un piacere rigiocare questo titolo dopo 2 anni che l'avevo giocato l'ultima volta, nel 2020 se non sbaglio, 2020-2021, e volevo portarlo sul canale, insomma, giusto per prolungare un po' la sofferenza di Yu-Gi-Oh, ma tant'è. Porterò altri Yu-Gi-Oh sul canale. Mi piacerebbe portare il mitico World Championship del 2004, che è un altro dei titoli che ho scoppiato e ho finito tra l'altro, ma mi si è buggato il finale, mi si è bloccato sui titoli di coda e non l'ho più toccato dopo quel momento. Mi ero ripromesso di non toccarlo più, però chissà che per il canale non ci faccia un pensierino. Ad ogni modo, ora Yugi è finito il suo posto, lo prenderà l'ultimo DLC di Xenoverse per Aspera ad Astra, non lo so. Ad ogni modo, amici miei, il video termina qui. Io, niente, Xenoverse prenderà il posto di Yu-Gi-Oh! Il sabato ora, e fino a che ovviamente non finisco il quinto DLC, poi magari riprendo un altro titolo di Yu-Gi-Oh! Devo vedere poi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.